Ciao ragazzi, come vedete sono vivo, sto bene, sono ancora un po' acciaccato, però sono a casa. Questo coso qui mi stava mettendo fine a tutto. E oggi sono stranamente, oggi sono felicissimo perché mi sembra di essere rinato, perché ero certo di morire. E non lo dico per fare scena, lo dico veramente, non pensavo di arrivare neanche in ospedale. Vi spiego com'è andata. Questo è il biscotto che ho comprato accanto casa, qui vicino. Premetto delle cose. Uno è legale, perché qui è legale, qui in Thailandia. E l'ho preso in maniera legale in un negozio su strada. Due, è la seconda volta nella mia vita che mangio un biscotto del genere. Avevo mangiato un mesetto fa un biscotto così che non aveva fatto assolutamente nulla. E una caramella un'altra volta che è l'equivalente di una birra. Non è, cioè, sono cose da. In genere molto leggere e pensavo che fosse la stessa cosa. Questo ieri ero stanco, tornavo a casa, ho detto: Tui, perché non ci compriamo un biscottino stasera? Perché ero stato tanto al lavoro, avevo bisogno di rilassarmi. E quindi ho detto: prendiamo sto biscotto, magari fa effetto, mi rilassa un po'. È tipo una specie di camomilla forte, diciamo. E vengo a casa, mangio, mi prendo questo mezzo biscotto, questa è l'altra metà, come vedete sono due dita. Prima era il doppio di questo, ma di quella metà che ho mangiato io, un terzo l'ha mangiato Tui, quindi di fatto io ne ho mangiato un 35% del biscotto intero. Tutto bene finché sono andato a dormire. Subito dopo che mi addormento, dopo qualche minuto, mi sveglio con una risata isterica che è durata 2 minuti. Dopodiché ho avuto una tachicardia incredibile, il cuore mi usciva fuori dal petto e in quei momenti mi mancava il respiro, non riuscivo proprio a respirare, ansimavo, facevo così. Per rimanere in vita perché non respiravo. Avevo tutta questa parte qui caldissima, tipo 50 gradi, era caldissima. E il cuore a 2000, le gambe, le mani che mi tremavano così. E per istinto forse, o non lo so, per un'ora e mezza facevo così. Forse per cercare di alleviare la tachicardia e il bruciore nella testa. Fatto sta che non dimenticherò mai questa cosa. E mi sono ritrovato praticamente incosciente, la stanza era diventata una sfera, non sapevo più dove fossi. Mi sentivo che stavo per morire, ho detto Tui, chiama qualcuno perché sto morendo. E credetemi che io in genere non faccio scene su queste cose, non metto paura in maniera ingiustificata, ho molto il sangue freddo. Ieri ero convinto di non farcela, ho detto Tui ti prego fai qualcosa, chiama qualcuno, chiama il vicino. Tui disperatissima è scappata, è andata a bussare al vicino, è venuto a casa per capire se era soltanto una specie di sbornia o no. Mi ha visto male, io l'ho pregato di portarmi all'ospedale perché avevo attimi di tachicardia intensissima e siamo corsi all'ospedale, ovviamente io ho qualche flashback, non mi ricordo praticamente quasi nulla, mi ricordo giusto 3-4 flash degli infermieri che mi mettevano delle cose addosso e chiedevo aiuto lì dentro, chiedevo aiuto perché ancora dopo 2 ore cioè non vedevo più, avevo oscillazioni di luminosità, cioè dal vedere scuro, delle volte vedevo molto luminoso,
altre volte mi veniva da chiudere gli occhi, avevo ancora tutta la testa caldissima e una tachicardia che pensavo che mi fermasse in maniera definitiva il cuore, perché non ho mai avuto nulla del genere. Non lo so cosa è successo, ragazzi, l'ho voluto condividere perché è bene che si sia consapevoli di quello che può capitare. Io lo so che qui ci sono dei sostenitori di queste cose, che magari dicono: ah no, perché parli male di questa roba? Non parlo male, io non ho mai avuto problemi nelle precedenti esperienze. Questa volta ci stavo rimettendo le penne, veramente ieri io stavo morendo. E se ci hanno messo altre cose io qui non lo so, ma non penso, è un negozio, altre cose sono costose anche, non le avrebbero messe a me così. E praticamente ero sicuro di mangiare qualcosa ben fatto perché l'ho comprato in un negozio e il negozio qui, come sapete, in Thailandia è legale, come ad Amsterdam. Non l'avessi mai fatto perché ieri, disperazione pura, sono arrivato in ospedale praticamente ansimando, non mi riusciva più il respiro. Tui quasi mi stava dando l'addio, perché io non ero più vigile. Poi a un certo punto mi hanno bucato la mano in ospedale, mi hanno fatto una siringa qua, non so cosa mi abbiano messo. E sono stato un po' meglio e sono tornato a casa questa notte. E alla fine ho dormito bene, ma è stata una delle esperienze veramente più brutte della mia vita. Io già mi ero fatto tutte le mie fantasie, che non erano fantasie in quel momento, del tipo: cavolo, ora tu devi avvisare la mia famiglia che mi ha preso un attacco cardiaco, che sono morto in Thailandia. E in quei momenti è come se avessi trovato un po' di serenità a tratti, perché dicevo: no, non posso morire così, cioè non posso morire per un biscotto, cioè ho fatto mille cose per venire qui e vivere la vita che volevo e per una cavolata del genere io devo morire. E in qualche modo, mentre mi sentivo morire, dicevo: cavolo, non posso andarmene via così, non posso dare questo dispiacere alla mia famiglia. E non so perché in quei momenti il mio corpo era come se respirasse, come se combattesse di più, del tipo: resisti, Rocco, resisti. Sono arrivato a malapena all'ospedale, ragazzi, quindi lo voglio condividere con voi perché quando andrete a fare queste cose sappiate che delle volte può andare male. Qualcuno mi ha commentato dicendo: ah no, qui chissà che hanno messo, chissà che hanno fatto. Chiunque può andare a prendere una cosa del genere, al negozio intendo, ragazzi, parlo sempre di roba legale. E chiunque può essere vittima di disattenzioni del genere, disattenzioni perché magari hanno sbagliato il dosaggio, non lo so. E purtroppo ci si può rimettere la pelle. Mi sono informato, qualcuno è morto tra l'altro in Thailandia, ma penso nel mondo per queste cose, perché quando magari hai qualche problema pregresso, una tachicardia del genere, che credo che equivalga a uno shock anafilattico, non so, ditemi voi perché non ci capisco un granché. Se hai altri malesseri, ti può portare facilmente alla morte. Io, per fortuna, sono in salute e quello credo che mi abbia aiutato. Grazie, ragazzi, per il sostegno, visto che molti mi siete stati vicini, grazie di cuore. Non mi sento ancora in formissima, però non ho paura di morire oggi, ieri ero sicuro che fosse andata nel peggior dei casi. Sono felice di stare ancora qui e al prossimo video. Ciao ciao!